Basta, ragazzi. Basta. Basta fare i perbenisti. Basta stare sempre a giudicare, a criticare quello che fanno gli altri. Basta far finta di essere persone che si comportano tutti quanti bene, con il finto politically correct del cazzo, e soprattutto basta dare giudizi soltanto quando qualcuno fa una critica o fa un gesto un po' particolare in rete. Allora, ieri ho strappato e ho parlato male di un fumetto che non mi piace, quindi ci faccio quello che mi pare. Qualcuno ovviamente, le critiche le accetto, però io dico basta fare i finti perbenisti del cazzo. Perché se a me un fumetto non piace, sul mio canale io posso farci quello che mi pare, posso fare dei video in cui prendo a testate un fumetto, in cui mi ci pulisco il sedere, in cui mi ci incavolo e gli butto sopra dei Kaioken di potenza inaudita, perché posso fare quello che mi pare. Io ho il diritto di criticare un fumetto che ho pagato e comprato, io ho il diritto di strapparlo, e non soltanto come qualcuno mi ha detto: ah, tu strappi soltanto i fumetti che non ti piacciono. Io strappo anche i fumetti che mi piacciono. Io posso. Perché per me sono degli oggetti. Per me i fumetti, fondamentalmente, sono pezzi di carta che hanno valore per le storie che hanno all'interno. Ma posso farci quello che mi pare. E non fate i finti perbenisti del cazzo. Il perbenismo è una cosa che non serve a niente. Punto di punto di punto, ma di punto, venta punto, nega punto, 1.444.712.744 punti periodici con il supercorpo del supercannone di Baby Vegeta, il più potente essere della galassia. Perché a me mi fanno incazzare queste cose. Mi fanno incazzare queste cose, sentire i perbenisti del cavolo che siete soltanto perbenisti quando vi fa comodo. Vi piace tanto fare quelli che sono bravi, quello che vi pare. Però poi, caso strano, andate sempre a commentare i video critica che faccio. Ben pochi degli altri youtuber che conosco sono venuti quando sono stato aggredito soltanto perché parlo male di fumetti a darmi solidarietà. I soliti che conosco. I soliti. Soltanto Domenico ci ha fatto un video sopra. Gli altri invece, voi avete fatto i video soltanto quando c'era da criticare, avete fatto le reaction soltanto quando c'era da criticare quello che dicevo. Non mi pare che avete fatto delle reaction o dei video in cui avete detto quello che è successo a Faber è qualcosa di scandaloso. Perché voi per partito preso non venite a favore mio. Se ne perbenisti del cazzo, io con i fumetti ci faccio quello che mi pare. Ci butto 8.414.000 punti sulle vostre stronzate. Una super kamehameha di potenza decima. Perché a me mi fate incazzare? Voi siete perbenisti. Voi osate parlare di me soltanto quando c'è da criticare. In pochi hanno mostrato la loro solidarietà. Gli altri youtuber che si taggano fra di loro facendo le pippe inutilmente a vicenda. Quando su cose serie mi pare che non c'è stata solidarietà. Non fate i perbenisti del cazzo dicendo che i fumetti non si strappano. Io con i fumetti ci faccio quello che mi pare. Ci faccio quello che mi pare. E voi potete dire quello che vi pare, ma io lo continuo a fare. Avete rotto il cavolo. Io vi lancio una super kamehameha alla decima potenza! Perché voi siete soltanto perbenisti. Non dite che i fumetti sono così. Se tu hai un canale di fumetti, perché il fumetto deve essere una cosa seria e viscerale? Se sei un vero appassionato di fumetti, dovresti dirlo che certi autori hanno distrutto alcuni personaggi, invece di leccargli il culo con le interviste. Le interviste non le guarda nessuno. Voi fate video interviste in cui parlate ore e ore e ore con gli autori, leccandogli il culo senza mai alzargli una critica. Che poi sono i video interviste, che non frega un cazzo a nessuno. E le video recensioni di Albi X e le video interviste non vengono seguite, la gente non piace. Piace più Faber che si incazza, prende a testa dei fumetti, ci si pulisce il sedere. Vi lascio le kamehameha di potenza inaudita, con 7.414.000 punti, 14 potenza. Un Kaioken quadruplo. È più bello vedere quello, perché Faber, rispetto a tutti quegli altri che dicono di amare il fumetto, che però quando fanno i video rosica se non vengono visti, criticano gli altri. Quando gli altri non possono strappare i fumetti? Per quale motivo? Strappare il fumetto è giusto! Ognuno col fumetto ci fa quello che gli pare. L'ha comprato, sì. Ne parla in rete, sì. Lo pubblicizza, sì. Non cagatemi le palle! Sono stufo, ragazzi. Sono stufo. Basta fare i perbenisti. Invece di dire che dobbiamo essere gli ultimi antenimici da YouTube, cominciate a farlo per primi. Siete ridicoli e pupazzi!
Io strappo anche i fumetti che mi piacciono, perché a me non mi interessa. Il mio messaggio era un altro, era far capire che bisogna dare spazio in modo assolutista, obbligatorio, capre! A giovani autori che aspettano il loro turno, i vecchi autori che non hanno più un cazzo di regalo di tutti i personaggi che voi dite che non vi frega niente, devono mettersi da, devono levarsi dalle palle e dare spazio in modo assolutista, obbligatorio, ai giovani autori che aspettano il loro turno. Martin Mister deve chiudere, deve sparire, perché non è stata morta, non ha più niente da dire, e come lei tante altre. Basta con il politically correct, basta parlare male sempre degli altri, basta dire che non si può strappare un fumetto. Strappare il fumetto è giustissimo, va bene strapparlo, si fa bene, va bene, ognuno ci fa quello che gli pare con i propri fumetti. Io strappo anche i fumetti che mi piacciono, non mi interessa niente. Avete stufato. Un bel Final Flash Kaioken di centesima potenza, con la superpotenza di Baby Vegeta, il più terribile e potente dei guerrieri dell'intera galassia. Alla gente vi piace più vedere questo? Questo qui? Mandato in loop come qualcuno ha detto? Così, in loop si manda? Perché Faber fa i videocritica che servono. Voi leccate il culo agli autori con le interviste, che nessuno vi guarda e vi caga, e invece questo video viene visto e vi piace. Non dire che mi dite questi video hanno stufato. Perché io faccio video, adesso non perché mi sto incazzando, la sto facendo fuori, ma il video di ieri era un video fatto con il cuore, perché vedere i personaggi che dovrebbero andare in pensione per, e lasciare il bel ricordo che avevano, che vengono mandati avanti sotto per soldi, è una vergogna assolutista, con un bel Big Bang Kamehameha di 40esima potenza, di punti, di miliardesimi, di punto, tagapunto, ventesimo punto, centesimo punto, 101esimo punto. Non saremo più il perbenismo. Dove stavate quando Faber ha ricevuto quell'infamità che mi è stata fatta? Youtuber che voi mi citare solo quando mi fa comodo. Basta che dire quello strepita, urla e si incazza. Io vengo visto, tu no. Quindi pensa ai tuoi video e non mi rompete le palle. Sono furibondo. Eh sì ragazzi, sono furibondo. Perché se uno vuole strappare un fumetto lo fa, poi accetto le critiche. Ma è sacrosanto farlo. Se non lo può fare, qual è il vostro problema? Non guardare quei video. E non lo dico a chi li guarda, chi gli piacciono o chi è. Lo dico a quelli che hanno da criticare sugli altri. Basta, avete rotto il cazzo. Non vi piacciono i video in cui si strappano i fumetti? Non li guardate. Voi che criticate i miei modi, youtuber del cavolo, che criticate i miei modi, che vi taggate uno con l'altro per fare comunella dicendo noi siamo la serie A, voi siete la serie B, quando la serie B vi mangia in testa. Perché evidentemente se Faber fa questi video in cui si incazza, in cui fa riflettere, perché a me gente intera mi viene a chiedere consigli sui fumetti, a me gente intera grazie a me ha conosciuto tanti fumetti che vi sognavate, e se voglio prendere a testate un cazzo di fumetto e lanciargli sopra un super Kamehameha alla 40esima potenza, oppure lanciare un super colpo nel super cannone come fa Baby Vegeta, che è il più potente e più bello dei personaggi di Dragon Ball, punto, centesimo punto, un miliardo di schifezze di Kaioken che dite voi? Io lo dico, lo faccio! Ah, perché tu fai questi video per far... A me piace fare questi video, non li guardate! A me piace criticare quegli autori che voi guardate, chi vi tocca, che fate... che gli leccate il culo, queste sono le state belle, fanno schifo al cazzo! Diciamolo! Invece di fare le interviste agli autori, che non servono a un cavolo, che non vengono viste, i video recensori degli albi X che voi fate, che pretendete che la gente vi guarda, quando invece si riferisce a me che faccio così, così, basta, non rompete il cazzo, non mi guardate, perché oltre a fare questi video come adesso sto facendo per provocazione, se qualcuno l'ha capito, anche se mi sto incassando veramente, faccio anche video seri in cui ho criticato storie e autori che vanno in modo assolutista, obbligatorio, senza alcun tipo di discussione, perché è così, questa è l'unica sola verità? Vanno criticati, perché come fate voi a elogiare autori che vengono distrutti i personaggi? Come fate voi a elogiare testate che devono chiudere? Perché io dico questo perché bisogna dare spazio ai giovani, ai nuovi autori. I vecchi devono andare in pensione. Noi siamo un paese di vecchi, un paese di 9 milioni di lettori che leggono sempre le stesse cose, quando invece c'è un mondo da scoprire. Faber strappa anche i fumetti che gli piacciono, se serve farlo, e non per show, lo faccio per divertimento, va bene? Diciamo le cose come stanno, diciamole. Diciamo che i video intervista agli autori rompono del cazzo. Diciamo che i video recensori a chi ama i fumetti non interessano. Alle persone piacciono altre cose. Piacciono vedere questi modi che sono magari sgarpati, ma che sanno intrattenere. Sanno intrattenere. Big Bang, cambia la mia di verità.
Super colpo del super cannone alla distruzione. Qualcuno ha detto: ah, io mi ritiro da YouTube perché questo YouTube di fumetti non mi piace più. Ma perché? C'è soltanto Faber che fa video sui fumetti? C'è soltanto Faber che... Tu quando dite queste cose è sempre riferito a me. Ma state sempre a dire che i video fumetti non sono l'unico che li fa. Però caso strano ce l'avete sempre con me sui miei modi che vengono criticati. Quando sto attestato così è criticato. Quando critico vengo criticato. Quando vengo menato, insultato dalle persone per strada, nessuno che degli altri youtuber che si taggono fra di loro hanno avuto un minimo di solidarietà. Soltanto mio fratello Domenico e pochi altri, i soliti che commentano. Io dico di chi c'ha il canale YouTube. Quello che ho ricevuto io vi sareste dovuto schierare voi altri youtuber che fate i preferisti del cazzo, quando il vostro unico interesse è soltanto leccarvi il culo a vicenda, fare pubblicità. Dite che le pubblicizzazioni non vi piacciono, ma in realtà vi piacciono. Punto di punto di punto, pupazzi pupazzi pupazzi, capre capre capre. Ecco che vi beccate, questo. Vi dico cosa in faccia. Voi vi taggate uno con l'altro per farvi notare, per acchiapparvi visualizzazioni e iscritti, che lo dite agli altri, a me. Criticate gente che strilla e che urla, che fa più visualizzazioni perché la gente evidentemente piace. Piace vedere una persona veritiera che dice le cose come stanno, con i suoi modi, che sono molto molto più intrattenenti di chi vi fa le sante messe del cazzo. Le sante messe hanno rotto le palle. Noi vogliamo vedere gente che ci mette la grinta vera, come ce la metto io, lanciando il super colpo del super cannone con 44 miliardi di punti. E quando metto i punti vuol dire che voi potete continuare a parlare. Dove sta zitti? Perché la verità è questa. E mi intervistano un po' del cazzo. E mi intervistano un po' del cazzo. Youtuber che si tragano con uno con gli altri per farsi le cose a vicenda hanno rotto le palle. Il fare i finti perbenisti, quando poi c'è da schierarsi con un youtuber che fa video sui fumetti molto ma molto più interessanti di alcuni di voi, e voi rosicate perché non capite, come ha detto mio fratello Domenico. Voi non dovete stare a capire, voi mi dovete ascoltare, perché quello che le mie argomentazioni sono molto più interessanti delle vostre. Punto di punto di punto, quanti punto, metà punto, sesto punto, ottavo punto, centesimo punto, 1,444,710,000 punti, super coppa del super cannone, Kamehameha, Final Flash, Galileo, distruzione totale degli infami. Io strappo anche i fumetti che mi piacciono, se mi va di farlo, perché faccio quello che mi pare. Io, a me mi vedete a chiedere in libreria, non mi mettete paura. A me mi dicono che non devo fare cose, le faccio. Perché nel mondo del fumetto non è soltanto fare il lecchinaggio a tutti quanti. Il mondo del fumetto è anche criticare. Il mondo del fumetto è anche prendere a testate, capre. Ecco che siete. Io lo dico un fascio, non mi interessa. Perché io lo posso fare. Perché io ho beccato più critica, più giudizi e più parolacce di tutti, fino all'aggressione. Voi dove stavate? Soltanto Domenico ha fatto un video dicendo che quello che ho subito è stato vergognoso. Gli altri vengono a scrivermi sotto i video soltanto quando strappo i fumetti. I 5 Samurai è un grandissimo fumetto. Io lo amo, ma lo strappo. Non me ne frega un cazzo. Vedete, a me non me ne frega un cazzo. Io strappo anche i fumetti che mi piacciono da 10 euro. I 7 Samurai a me mi piace. Lo strappo, eccolo. Sì, qualcuno mi ha detto: ah, tu strappi sotto l'ultimo. Eccolo, l'ho strappato. È sbagliato strappare i fumetti. Chi lo dice? Chi lo dice che è bello i fumetti? Per me non lo è, perché per me è un oggetto. Io amo i fumetti più di voi, perché li compro, li finanzio e li pubblicizzo. Questo ci ho fatto un video sopra. E la voglio strappare con la potenza di Pepe Vegeta, il più terribile e potente dei Saiyan. Colui che ha sottomesso tutti quanti gli altri, dimostrando che anche l'ultimo può diventare il più forte. Ecco, questa è la dimostrazione. Pepe Vegeta, il più potente, colui che ha lanciato una sferra di vendetta contro Goku, annientandolo. E io ho annientato con questo strappo. Io dimostro che quello che dico è verità. Non mi interessa un cazzo delle vostre critiche. Io strappo e faccio quello che voglio, perché il fumetto lo finanzio, lo pubblicizio, ci faccio video sopra. E voi siete lecchini, finti, che quello che faccio io non avete il coraggio di farlo, di dirlo. Perché vi nascondete dietro il perbenismo e il politically correct del cazzo. Il fumetto è anche questo, fa bene anche questo. E questo qua è quello che ci faccio, lo vedete? Ci faccio questo. E questo è un fumetto che a me piace, che amo follemente e che dovete comprare. Ma lo faccio in questo caso per provocazione. Questa è una provocazione a quelli che fanno i perbenisti, i leccaculi, e che dicono che si possono fare perché facciano il male agli autori. Li critico e li giudico. Puoi giudicare questo cavolo, capre, super colpo del super cannone, potenza massima. Questo è Faber 91, va bene? Attaccatevi al cavolo. Adesso giudicatevi, disiscrivetevi, non mi interessa, perché io lo faccio per passione. Perché fare questo qua si può fare un luogo con i propri soldi, ci fa quello che gli pare. E io lo faccio per lasciare messaggi. Messaggi non sono di odio, ma sono per far capire
che c'è libertà di parola, di espressione, di rispettare grandi opere e di rispettare il Baby Vegeta, il più potente dei Super Saiyan!